nuovi militari che prenderanno servizio a Como, in provincia di Como, e un ringraziamento ovviamente per i militari che noi abbiamo voluto nel 2018. Per la prima volta l'aliquota dei militari di Strade Sicure vengono a Como tra il 2018 e il 2019. Ne abbiamo visto l'utilità, ne abbiamo vista la funzionalità, il ruolo di deterrenza importante in tanti momenti, diciamo così, complicati. E appena c'è stata l'occasione di poter raddoppiare il contingente, diciamo così, non ci siamo fatti mancare doppia GFL. E quindi il raddoppio del contingente dei militari Strade Sicure rappresenta un'opportunità importante che, è vero, mettiamo a disposizione del prefetto, del questore, dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza per utilizzarli al meglio su tutto il territorio provinciale. Ci sarà un rafforzamento su Como, quindi non solo il presidio e il controllo alla stazione San Giovanni, ma ci sarà il presidio e il controllo anche alla stazione Como Lago. Ci sarà un rafforzamento del presidio nelle zone centrali. Andiamo verso una stagione estiva di turismo, quindi noi ci auguriamo che Como faccia un boom di presenze, ma il boom di presenze dal punto di vista necessario necessita anche un rafforzamento degli organici e del controllo. E poi la grande novità sarà che da metà aprile in poi la possibilità di poter avere i militari di Strade Sicure a disposizione anche di tutto il territorio della provincia di Como, soprattutto in alcuni luoghi sensibili, le stazioni ferroviarie di alcune città, di alcune realtà comunali. C'è l'onorevole Zoffili, che è un grande rappresentante di Erba, Erba sarà una di quelle realtà. Mi stanno già chiamando. Ti stanno chiamando. Erba, Inverigo, Lambrugo, Merone e Carugo, queste prime cinque realtà territoriali. Il dispositivo è flessibile, quindi poi il prefetto questore e le autorità in sede di comitato valuteranno come poterli allocare al meglio per rispondere al meglio ai bisogni dei cittadini della provincia di Como. I militari rappresentano un tassello, perché poi c'è un lavoro straordinario che Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, la tua Polizia Locale fa per garantire, diciamo così, un sistema integrato di sicurezza che evidentemente necessita dell'impegno maggiore. Il compito mio, il dovere mio per quello che faccio è quello di mettere a disposizione del sindaco, del prefetto, del questore, tutto quello che può essere utile per poter alzare il livello di sicurezza, di